Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. In poche righe Gesù usa la parola Padre, Abba, 4 volte e ci racconta qual è la sua relazione con Lui. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Gesù riconosce ogni cosa come dono. La mitezza e l'umiltà del cuore di Gesù è generata e alimentata da questa disponibilità a coltivare la relazione con il Padre. Una relazione che parte dal riconoscimento di ciò che lo unisce a Lui. Tutto, ci ripete, quello che sono, la mia vita, gli incontri, le persone che riempiono la mia esistenza, tutto mi è stato dato dal Padre mio. E quelli che si riconoscono bisognosi di tutto sono i piccoli, i semplici. Sono loro che riconoscono di aver bisogno delle tenerezze di Dio, come Francesco, l'infinitamente piccolo, che riconosce l'Altissimo, Onnipotente e Buon Signore, a cui solo vanno le laude, la gloria e l'onore, e ogni benedizione. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. C'è una stanchezza fisica facilmente superabile con il giusto riposo e una stanchezza interiore che appesantisce la vita e che è più difficile da superare. Si può essere oppressi per tanti motivi interiori, come l'angoscia, l'insicurezza, la fragilità, o esteriori, la malattia, la prepotenza, l'incomprensione. Da questa stanchezza si esce solo con l'aiuto di qualcuno, in grado di offrire una speranza affidabile, più forte delle difficoltà. L'invito di Gesù, venite a me, è rivolto a chi è consapevole di aver bisogno, di non essere autosufficiente, di non poter farcela da solo. È la legge dell'amore. Essa chiede prima di tutto di riconoscersi piccoli, cioè bisognosi di amore, perché non c'è altra strada per potersi scoprire capaci di offrire amore. San Francesco ha compreso tutto questo. E proprio come Gesù ha potuto gioire e lodare il Padre, si è fatto piccolo e ha scoperto la gioia del vivere anche tra le difficoltà e la povertà, perché non ha mai avuto la pretesa di essere abbastanza grande da poter portare il peso della sua vita interamente da solo.